Al cimitero centrale di Fano questa mattina si è celebrata la ricorrenza del 2 novembre, la commemorazione di tutti i fedeli defunti. A prendere parte alla Santa Messa presieduta nell'area della tomba dei militari caduti nella prima e seconda guerra mondiale, il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, insieme al rettore della Basilica di San Paterniano, padre Giuliano Viabile. Fin dalle prime ore, molte persone hanno fatto visita al cimitero per portare un saluto e un pensiero ai propri cari scomparsi e che sono rimasti anche alla funzione, dove erano presenti le cariche civili e quelle militari. Un popolo che non cura i cimiteri è un popolo dissennato. Un comune che non cura i cimiteri è un comune senza memoria. Questa è la tradizione anche romana, eh? I cimiteri e gli anziani, le radici. D'altra parte, su una pianta di valore, prima custodite il terreno sotto, poi andate a potarla sopra. Questo è un problema delicato, lo si capisce soprattutto nelle generazioni giovani, nelle nazioni giovanissime. Diceva un vescovo del Congo che hanno l'età media 24 anni, è delicatissima, che non hanno storia alle spalle. E allora anche il culto della storia è importante, studiare la storia, rileggere la storia per capire il presente. Anche perché i tempi passati sono stati anche sacrificali. Di fronte ai sacrifici di oggi, vedere come loro l'hanno portati significa anche avere un'energia in più, che non vuol dire ripeterla, ma prenderne lo stile. Successivamente, il vescovo ha parlato di parità degli uomini nella morte e poi dei giovani. Se la morte ci fa tutti uguali, il merito è in funzione del bene di tutti, non solo individuale. E il merito diventa forza di comunione e non di supremazia. Nello stesso tempo non dobbiamo deratizzare il merito, le capacità, le generosità eccetera, perché abbiamo bisogno di punti di riferimento, di esempi positivi, anche eroici qualche volta, per sopravvivere nelle nostre piccolezze, però poi avere quell'equilibrio di poter dire anche i grandi muoiono, anche l'uomo di merito poi deve avere il rapporto con la fragilità, con la morte, con la malattia, quella è di tutti. Dopo, ecco, questa giornata è anche importante perché purtroppo mancano molti giovani ragazzi per capire che la vita nostra nasce prima di noi. Le radici sono nei cimiteri. Capire una storia che ci ha cresciuto, una storia che ci ha accudito, una mentalità, sapori anche di sacrificio che noi facciamo fatica a sopportare. E nei nostri padri questo è importante. Riconoscenza, ma anche verità. Cioè non siamo figli di nessuno, figli di un tempo e di persone nel tempo, che non sarà ripetuto in maniera omologata, però le radici servono perché in tempi diversi certe virtù di altri tempi ci aiutano a soggiogare il tempo e non farci soggiogare.